a Città Studi Biella per la premiazione del vincitore del premio Biella Letteratura e Industria, 14ª edizione. Siamo alla 14ª edizione, era un'edizione di narrativa, abbiamo avuto 21 partecipanti. E tra i partecipanti la giuria ha premiato Alessandro Perissinotto con l'opera Coordinate d'Oriente. Ognuno di noi ha bisogno di raccontare e di essere raccontato, ma con quale finalità? Non tutte le cose di cui abbiamo bisogno hanno una reale finalità. Sicuramente non sempre nel racconto c'è una finalità letteraria, artistica, non sempre ci raccontiamo per farne un romanzo. Non c'è un fine, c'è un bisogno che è dire siamo umani e riconosciamo la nostra umanità attraverso la condivisione delle nostre storie. Premio speciale della giuria con Boccia, lavoro minorile del biellese. Il premio Opera straniera al libro Coincidenze sui binari da Milano a Roma di Tim Park. Premio giuria dei lettori a Michele Marziani per Umberto Dei, biografia non autorizzata di una bicicletta. Nuovo il premio Biella Social Contest. Riconoscimento ancora a Michele Marziani. Il premio Biella nella sezione giovani permette sempre di avere questo contatto diretto con i giovani delle scuole, di avere da loro un feedback sulla loro percezione dell'imprenditoria locale ed anche del concetto in sé dell'imprenditore. La storia della nostra imprenditoria è uno degli elementi fondamentali per riscrivere il futuro del nostro territorio. Concorso riservato alle scuole superiori, sezione audio-video a Giada Moretti. Sezione testo scritto a Beatrice Perla. Diciamo appunto essere d'esempio per quanto riguarda l'andare avanti e riproporsi. Le idee sono matrici formidabili, poi però bisogna concretizzarle. Come si fa? Allora, innanzitutto l'idea più bella che ho sentito, non restiamo fermi, e questa l'ho trovata magnifica. Detta da un giovane è uno stimolo. In fondo anche un premio è una storia e come tutte le storie più vanno avanti, più si arricchiscono, il tempo le arricchisce di persone, di conoscenze, di esperienze e quindi non possono che diventare più belle. Da Biella è tutto, grazie.